Sì, sono appena arrivato. Mi piace, è un po' scomodo, però mi piace, sì. Ok, ciao. Buongiorno ragazzi. Io sono Eric. E io sono Dominique. E chi siamo noi? Dillo, chi siamo noi? Ed insieme. Insieme, sì, insieme. Insieme. Insieme, insieme. Insieme. Insieme, insieme. Insieme. Insieme, insieme. Insieme. Non ci arrivo. Ragazzi, oggi siamo in un posto assurdo e incredibile. Siamo in una casa sottosopra. Non è la casa sottosopra, siamo noi sottosopra. La casa è giusta, siamo noi che camminiamo sul tetto. No, Eric, è impossibile, nessuno può camminare sul tetto. È la casa sottosopra, quello è il tetto che dovrebbe essere il pavimento. No, no, è il pavimento, ma dovrebbe essere il tetto. Questo è il tetto e questo è il pavimento e io sto camminando sul tetto. Lo vedi? Cammino sul tetto, salto sul tetto. Nessuna casa può essere sottosopra, sono io che sono al contrario. Ok, comincio a girarmi la testa, mi sento molto molto confusa. Però è davvero assurdo, perché in questo momento siamo all'ingresso della casa, ma c'è tutta un'intera casa da visitare. Anzi, ti dirò di più, noi oggi vivremo in una casa sottosopra. O vivremo sottosopra in una casa? Secondo voi si può vivere in una casa sottosopra? Qui tutte cose sono lontane. L'unica cosa messa bene è il nostro zainetto. Oh, bello. È sottosopra. Prova a metterti le scarpe? Prova a prendere quelle rosa. Non ce la faccio. È impossibile, dovrei essere alto 2,5 metri e sono alto solo 2 metri. Ma quando mai? Sei altro 1,70 m? 1,71 m. Beh, proviamoci. Appena rientrata in casa bisogna controllare se c'è della posta, vediamo. C'è posta? No, non c'è niente. Niente, non c'è scritto nessuno. Oh, ma Eric, sei tu che hai messo in disordine? Cosa ci fanno dei popcorn finti sul pavimento? E adesso come li prendo? Ma no, sono i giochi del cane. Chissà il cane che abita qui se cammina dritto o sottosopra. Guardate, ovviamente come una vera casa è piena di oggetti. Ci sono gli orelli, guanti, borse. Ma sono tutte sottosopra. Resistono alla gravità. C'è un po' di disordine, eh? Sì, molto disordine. Quante scarpe? Non hanno una scarpiera qui. Sembra quasi casa nostra quando manchi per mezz'ora. Eric! Scusa. Dominique, sono sul mobile. Ma che ci fai lì? Scendi! Scendo? Anzi, sali. Cioè, non lo so. Ok. Oh, disorienta un po'. Direi di andare a dare un'occhiata nelle altre stanze. Wow, ragazzi! Un bagno! Guarda, c'è il water! Ovviamente lì sul tetto. Questo è strano. Ciao, ragazzi! Guardate! Sembra che sono uscita dal water! No, sembra che ci stai finendo dentro. Pronti a un tuffo nel water? Dominique, c'è anche la vasca, ma come faccio a farmi la doccia così? No, no, non ci arrivi. Più forte, più forte. Apri l'acqua magari. Ok, ma non esce. Tuffati. Ok, apriamo l'acqua e tuffiamoci. Non ce la faccio. Ok, Eric, basta. Nulla. Come si fa a vivere qui? Mi sa che la lavatrice ha finito di lavare. Guarda, ci sono i vestiti. Ma sono un po' troppo lontani. Impossibile prenderli. Accendiamo la luce e ci sistemiamo. Dovrei lavarmi i denti. Non ci riesco. Aspetta, forse c'è uno spazzolino nello sportello. Allora, tovaglie. No, niente spazzolino. Qui. Oh, mamma. No, no. Ah, ecco gli spazzolini. Non ci riesco. Che strana sensazione. Sembra che stanno per cadermi addosso. Guardate, ragazzi, è pieno di oggetti. Tutti sotto sopra. E lì su? Ci arrivo, ci arrivo. Oh. Wow. Attenta. Che strana sensazione. Dominique, vieni, vieni. Qui c'è la cabina armadio. Come fanno i vestiti a stare sotto sopra? Non lo so. Sono tutte scatole. Guarda quante scarpe sotto sopra. Sto cercando un altro paio di scarpe da mettere. Ci sono nell'infradito. È tutto così attaccato per colpa della gravità.
Scarpe, scarpe ovunque, ma quante scarpe hanno? Guarda, c'è anche un aspirapolvere, ma l'unica cosa che possiamo pulire è il soffitto. Oppure il pavimento, dipende dai punti di vista. Wow, ma questa è bellissima! È una stanzetta tutta rosa! Rosa e azzurro. Che bella! Anche qui però devo dire che c'è molto disordine. I bambini che abitano qui non mettono mai a posto i giocattoli. C'è anche un gelato, guarda! Oh, c'è un gelato spiaccicato sul sul pavimento. Ci sono dei libri sotto sopra. No, non riesco a capire che libri sono. Tanti giocattoli. Vediamo che cosa c'è nei cassetti. Oh, mamma! Che paura! Un po' di calzini. Calzini qui. Oh, oh, mutande qui. Chiudiamo. Dei pigiami? Ma no, è meglio non toccare queste cose. È lì, ci arrivo. È troppo alto. Voglio... È altissimo. Ci provo io, ci provo io. Oh! Cosa c'è? Delle coperte. È lì? Ma va bene curiosare ovunque. Non dovremmo un po' farci i fatti nostri. Cos'è? Lenzuola. Ok, ok. Chiudi, chiudi adesso, facciamoci i fatti nostri, basta. Ok. Non abbiamo visto niente. Guardate quanto è carino il letto. Però è molto scomodo, insomma. Come faccio a coricarmi in quel letto? Lui sembra comodo, ma non ci arrivo. Ehi, letto, aiuto. L'unica cosa che posso fare è coricarmi sul tetto. Così. Cosa? Si sta bene. È stranissimo. Ciao. Anche il mondo fuori è sotto sopra, guarda la finestra! È finta! Questo castello è bellissimo, se solo non fosse sotto sopra! E qui c'è la camera da letto dei genitori, chiunque siano! C'è persino l'iPhone, possiamo spiare, possiamo vedere... Cosa? No, un iPhone sotto sopra! Allora... Che fai? Si può fare? Ma no, non toccare! Sarebbe illegale! Io voglio solo sapere chi abita in questa casa, anche se delle teorie ce l'ho. L'unico che può abitarci è Spider-Man, con moglie e figli, e ragni anche, ragni cane. Io non credo che qualcuno possa abitare qui, è davvero molto molto difficile, guardate che strano! Carina questa camera da letto, carina. Salto sul letto! Guarda Dominique, sto saltando sul letto! Ma no, non si salta sul letto, Eric, quante volte devo dirtelo? Certo che saltare così è strano. È bellissimo! So che non si fa, ma mi piace troppo curiosare nei cassetti sotto. Cosa? Ma il telefono non è il cassetto. Oh, c'è l'intimo! Oh. Vediamo qui. Ah, anche qui! No! Ma che disordine! Ma quante mutande hanno? E qui? Piano, non rompere il mobile. È incastrato. Ok. È incastrato. Dominique, se arriva il proprietario, manda tutto sotto sopra. Ma è già sotto sopra. Oh, sì, lo so, ma è un modo di dire. Intendo, si arrabbia. Che disordine. Trucchi rovesciati. Vediamo qui dentro. Sono dei lucidelabbra. C'è uno smalto caduto. Vediamo qui dentro. Una spazzola, un pettine. E poi cose e altre cose, cosa sono? Servono per mettere lo smalto. L'unica cosa che funziona in questa casa è lo specchio. Quello va bene anche sottosopra. Vecchio specchio delle mie brave, chi è la più sottosopra del reame? Sei tu, Dominique. Eric. No. Ma questa è bellissima. Ragazzi, sono in una cucina sottosopra. È bellissimo. La cucina è la mia stanza preferita, lo sai? Che bella. Ed Eric, guarda qui. C'è una bellissima torta sottosopra. Lei è buona. Vediamo. È bellissima. Lascia mangiare. Non ci arrivo. Oh, come fa questa limonata a non cadere? Posso anche lavarmi le mani? No, non funziona. E poi io non potrei lavarmi le mani al contrario. Sì, confermo. Il cane vive sottosopra. Altrimenti come farebbe a raggiungere le ciotole? Ma non hai guardato la parte più bella? C'è un frigorifero. Wow, è pieno di cibi sottosopra. Che strano. I succhi, i formaggi, vuoi qualcosa? No, grazie, non penso che puoi prenderli. Guardate quante cose sottosopra. Cosa vuoi davvero? Per me è un'arancia. Ok, arancia. È incollata. Incollano tutto in questa casa. Tilchi! Non vogliono offrire niente. Almeno un po' d'acqua? Niente. La tavola è persino apparecchiata, guardate! Se
sembra una buonissima colazione. C'è una torta. Poi c'è anche il caffè. Oh, il caffè sotto sopra. Sì, ma è strano, Dominic. C'è il sale con la torta e il caffè. E questa crostata è gigantesca. Cosa devono farci col sale? Ah, un altro cellulare. Oh, ferma. Privacy. L'hai detto tu. Ok. Una tazza di latte con i cereali e poi... Oh, ma era proprio tutto per la colazione. Stavano cuocendo anche uova, salsiccette e pane. Possiamo continuare a cucinare? Funziona? Posso aprire il forno? Che c'è dentro il forno? Guarda che bello! Oh, no, le ciambelline! È troppo alto. In cucina ci sono troppi cassetti. Continuiamo a curiosare. Oh, mamma, che paura! Queste posate sembra che mi stanno cadendo addosso! Oh, oh! Guardate! Che stranissima sensazione! Meglio chiudere. Vediamo! Wow, altri attrezzi per la cucina! E qui? Le pentole! Oh, 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 oh! Meglio non rompere niente, chiudiamo! E qui? La spazzatura! Che schifo! Perché hai faticato così tanto e non hai aperto questi? C'è la pasta! Pasta sotto sopra? Sì, ma è per sempre pasta. E di là? Di qua invece abbiamo delle cialde, del sale. E qui? Wow, quante cose! Piatti sotto sopra. Altre cose per la cucina. E questo è incollato. Come mai è incollato? Cosa c'è qui dentro? No, Eric, lascia stare, non puoi romperlo. Staccati. È vero che in America il pane non è buono come in Italia, ma questo mi sembra troppo gommoso. È finto. Troppo gommoso. Vedi se c'è qualcosa in forno? Un topo. Cosa? Ci sono veramente troppe cose da mangiare qui. Ma sono tutte finte, mi fa venire una fame. Non è che hanno lasciato qualcosa? Oh, che fame. Eric, hai portato qualcosa da mangiare? Tu porti sempre qualcosa da mangiare. E qui possiamo vederci un bel film. Oh, questo è il film dell'insieme. Cosa? Come il film dell'insieme? Non può essere. Sì, guarda. Che dici? Non può esserci il nostro film. Oh sì, guarda. Siamo noi. Siamo noi. È una telecamera, Eric, guarda. Saluta, ciao. Ciao, Dominic. Siamo ciao. In TV. Ah, è quella telecamera. Come stai, Dominic? Ciao! Tutto ok? Tutto ok. Wow! Il divano sembra comodo, peccato non poterlo provare. E qui stavano giocando. C'è anche un tablet. Ah, ecco perché c'è caldo. C'è un camino sotto sopra. È acceso. Ma è estate. Quelli che abitano in questa casa sono proprio strani. Mamma! Sono in TV! Sono in TV! C'è anche Dominique, mamma! Oh, un altro cassetto. C'è solo una rivista. Bene ragazzi, il tour della casa sottosopra è finito, ma io posso dirvi una cosa con certezza. Vivere sottosopra è impossibile, troppo complicato, non si può fare praticamente niente. D'insieme, d'insieme, d'insieme.